Seriamente, a Venezia il 12 novembre c'è stato un disaster movie, cioè un film apocalittico dove la città è stata cancellata da un'inondazione mai vista. Via col trailer! Concave e Viaggio di Scoperta presentano Venezia Disaster Movie. Venezia, la città più bella del mondo, incontrerà il suo più peggior nemico, l'acqua alta. Dal 12 novembre 2019 la città non sarà più la stessa. Via Garibaldi verrà attraversata dall'acqua come New York in The Day After Tomorrow. Le porte dell'Hotel Gritti saranno sfondate come nel film Titanic. I vaporetti a Sant'Elena verranno schiacciati dalle onde come la crociera in Poseidon. I simboli della città, la Basilica e Piazza San Marco, saranno sopraffatti dalla forza della natura, proprio come in una nuova Waterworld. Cosa resterà di Venezia? Ciò è vero che l'immagine delle gondole scagliate contro la facciata dell'Hotel Danieli ci arrivano come un pugno alla bocca dello stomaco. Ma ragazzi, la straordinarietà dell'evento è che è durata solamente 1 ora e mezza e in realtà la città non se l'aspettava. Ok, la marea è tornata anche nei giorni successivi, ma non ha più toccato il picco del 12 novembre. Quindi il disaster movie non è mai esistito. Perché allora siamo andati tutti nel panico? Perché c'è stato un cortocircuito mediatico dove le televisioni hanno dato visibilità globale all'evento, i social hanno reso virale la preoccupazione e i video hanno dato l'impressione che l'acqua non scendesse mai. E la prima conseguenza qual è stata? Cancellazione isterica delle prenotazioni da alberghi e ristoranti fino a marzo, in una città che 5 giorni dopo era già tornata operativa. Ma non pensate che sia colpa dei media. Il vero problema è che nessuno sa come funziona Venezia. Perché cosa credete? Che nella storia di più di 1500 anni della città non si siano già verificate situazioni del genere? Altro che! Partiamo dalle basi. Da sempre la città convive con la marea e da sempre si interroga su come affrontarla. Per 6 ore la marea cresce e per 6 ore cala. Questa regola fa parte del DNA della città. Ma la marea non è un'alchimia e sul sito del comune di Venezia i suoi cicli sono già calcolati fino a dicembre 2020. Ciò, la luna influenza a livello globale l'acqua dei nostri mari. Mont Saint-Michel e Venezia subiscono lo stesso effetto. Quello che però succede di diverso a Venezia rispetto a tutto il resto del mondo è che la città si trova in una laguna e alla fine di un enorme canale che si chiama Mar Adriatico. La marea qui infatti, crescendo unita alla bassa pressione, crea un'onda lunga, la Sessa, che sposta la massa dell'acqua verso Venezia. E se a questa si aggiungono i venti di scirocco, sarà come spingere tutta quest'acqua in fondo al canale al doppio della velocità. Questa massa, una volta contro i lidi, entra nella laguna attraverso le 3 bocche di porto: San Nicolò del Lido, Pellestrina e Chioggia. E una volta dentro, se il vento non cala, l'acqua non esce. In più, aggiungete che se i fiumi esondano, la laguna si riempie anche a monte. Ecco, il 12 novembre 4 di questi 5 fenomeni sono accaduti moltiplicati. La marea era più alta del normale, visto la luna piena e l'allineamento Terra-Luna-Sole. La Sessa era più gonfia per una fortissima bassa pressione nell'Alto Adriatico. E lo scirocco fuori dal Lido spingeva l'acqua a 126 km orari. Questo ha fatto sì che la marea superasse le previsioni, cogliendo tutti alla sprovvista. Ma nonostante nella storia della laguna questo non sia stato un evento normale, non è mica stato l'unico. Si parla di 1500 anni di relazione città-marea. Nei secoli ci sono state isole letteralmente cancellate dalla marea, parti della cintura dei lidi collassate sotto la violenza delle mareggiate, testimonianze di acque alte più di un uomo. E addirittura nel 1686 la marea arrivò al livello del pavimento della loggia di Sansovino. Vedete? Proprio fino a qui. Quello che per noi è più 254 centimetri sul livello del mare. Altro che i più 194 del 66 e i più 187 di questo novembre. E i veneziani non solo non sono stati sottomessi dalle maree, ma hanno capito come gestire la città in relazione a queste. Volete un dato specifico? Hanno alzato gradualmente dal 300 tutte le pavimentazioni della città, in alcuni casi fino ad 1,5 metri. Vedete questa colonna? Mica è stata fatta da un nano, è solo che continua sotto!
E non dimenticate che nelle case veneziane al pian terreno non c'erano mai abitazioni, erano sempre stanze di servizio. Quando nel 1966 l'acqua alta raggiunse i più 194, furono più di 2500 gli sfollati, proprio perché in quel periodo nelle case si abitava al pian terreno. Pellestrina, per esempio, quest'anno è stata una delle zone più colpite, proprio per il suo livello più basso. Direzione Ferri degli Alberoni! Addirittura la Croce Rossa Italiana è intervenuta assieme alla Proloco locale con due bilici per distribuire mobili ed elettrodomestici donati proprio per aiutare la cittadinanza. Ma cosa vuol dire una marea da più 187 centimetri? Fioi, io sono alto 187 centimetri, ma l'acqua alta non mi è mica sommerso. Il punto di partenza per contare la marea sulla città, infatti, non è la pavimentazione della città stessa, ma un punto zero definito qui a tavolino alla salute. La vedete? È quella torretta là? Allora, se la marea fa parte della quotidianità della città, come mai in alcuni punti gli stivali non bastano ed altri sì? Perché Venezia non è alta uguale rispetto allo zero della salute. Piazza San Marco va sotto con più di 80 cm, mentre Rialto con 105. Ed è il motivo per cui più sale la marea, più sono le zone della città che vengono sommerse. Allora, in tutto questo, la vera cosa positiva qual è? Che solo in eventi di questo tipo l'immagine della Venezia cartolina viene spazzata via e Venezia si mostra per quello che realmente è: una città vibrante, fatta di persone che reagiscono all'acqua alta, perché ci convivono proprio come la loro città. Ma voglio farvi vedere proprio coi vostri occhi come i veneziani hanno reagito a questo disaster movie. Hola, buongiorno. Ciao Fioi. Ciao, ciao Francis, ciao Matthew. Ciao. L'acqua dove arriva qua? Diciamo che è arrivata a livello, noi siamo molto alti. Come tutti i veneziani, invocate le mani che bisogna ripartire se li fate. Wey, ciao ragazzi, ciao. Wey, Simone. Ciao, ciao. Wey, l'acqua alta fin dove è arrivata qua? Fino a qui. Qualche danno c'è sempre, però il giorno dopo eravamo già operativi. Ciao Gino. Ciao. Wait, ciao. Com'è? Bene, dai, dai. Senti, ma e l'acqua alta fin dove ti è arrivata? Beh, l'acqua alta qui è arrivata fino a qui dentro. Ci siamo rimboccati le maniche e in 24 ore eravamo a posto, senza paure. Ciao Massi. Ciao. Com'è stata l'acqua qua? Questo è il livello dell'acqua della nota del 12. Però siete qua. Sì, certo, siamo qua, operativissimi. Ciao Roby. Ciao Fede. Fin dove vi è arrivata l'acqua qua? Ah, fino a così. Quindi siete fermi? No, non mi sembra. Dai, state fermi. Sempre in movimento. Ma guai chi ci ferma. Chi si ferma è perduto, Visto, Venezia e i veneziani, mentre tutto il mondo sta ancora guardando i video dell'acqua alta, hanno già voltato pagina, lasciandosi alle spalle l'ennesima acqua alta di 1500 anni di storia. Capite che se togliessimo i veneziani, Venezia non esisterebbe? Siamo noi a custodire la città. Altro che museo a cielo aperto per farsi i selfie. La città è viva proprio perché qui noi abitiamo. E fino a quando Venezia resterà abitata, resisterà ad ogni acqua alta. Sempre. Se ti è piaciuto il video, metti like alla pagina.